Pace e bene a tutti. Oggi ricordiamo Clemente Maria Hofbauer, il 15 marzo, ed è il patrono dei fornai. Ascoltiamo perché. Juan nasce in Moravia il 26 dicembre del 1751. Sin da piccolo pensava di diventare prete, ma la morte del padre quando aveva solo 7 anni e le difficoltà economiche lo allontanarono da questo suo desiderio. A 16 anni incominciò a lavorare in un panificio e a 20 anni lavorò come panettiere in un monastero, sfamando i più poveri. Dopo un viaggio fatto in Italia divenne eremita nel santuario di Quintiliolo e cambiò il nome in Clemente Maria. Vi rimase solo 6 mesi perché si rese conto che non era quella la sua vocazione e decise di ritornare nella sua terra, dove continuò a fare il panettiere nel monastero e studiare il latino. Andò a Vienna dove fece il panettiere e in Italia, viaggio quest'ultimo, che gli cambiò la vita. Venne accolto in una comunità redentorista e nel 1785 fu ordinato sacerdote. All'età di 34 anni i superiori lo inviarono insieme ad un compagno nella sua terra natale per aprire una comunità redentorista. Ma la situazione politica che incontrò non glielo permise. I due quindi andarono in Polonia, dove riuscirono nel loro intento. Fondarono una comunità di 5 sacerdoti e 3 fratelli laici. Trovarono l'opposizione dei frammassoni. Alcuni di loro vennero uccisi. Lui non si perse d'animo e fece anche il garzone panettiere di notte per sfamare gli orfani e i poveri dei quali si occupava. Dopo 20 anni venne arrestato insieme ai suoi compagni ed espulso. Clemente ritornò a Vienna, continuando la sua opera di evangelizzazione, soprattutto tra i giovani e gli studenti. Tutti, anche i protestanti, erano attratti da quel sacerdote che apparentemente non faceva nulla di straordinario, anzi era anche un po' burbero e irascibile, ma era di una fede e di una pace che conquistava. Morì il 15 marzo del 1820. La Chiesa lo proclamò beato nel 1888 e santo nel 1909. San Clemente Maria Hofbauer, il panettiere mancato e l'eremita fallito, che aveva dedicato la sua vita agli orfani, ai giovani e agli studenti, venne proclamato patrono di Vienna e dei fornai da Pio X nel 1914. San Clemente Maria, patrono dei fornai. Abbiamo ascoltato la sua storia un po' complicata, questa vocazione al sacerdozio che sembra non trovare la sua strada nella sua vita, ma una costante durante tutta la sua storia è proprio questa faccenda del pane che lui arriva a fare, a produrre, addirittura anche nel monastero per sfamare i poveri prima, ma poi anche sempre a portare questo nutrimento ai poveri. Lui desiderava anche riuscire a fare una vita eremitica, ma questo suo sogno, insomma, questo suo desiderio non possiamo dire che abbia trovato un vero compimento nella sua vita. Però il pane, lui ci riporta alla figura del pane, a questo elemento essenziale sulla tavola. Tutti dovrebbero poter avere pane. Questo ci fa chiedere quanto diamo per scontato il pane noi sulla nostra tavola, perché forse lo abbiamo. E ci riporta alla mente che per tante persone non è così. Quindi preghiamo San Clemente Maria appunto per questo, perché noi tutti possiamo apprezzare il fatto che ci siano dei panettieri che ci preparano questo alimento così prezioso, ricordando che il panettiere con la P maiuscola è proprio il Signore che ci ha donato il suo pane di vita. Quindi preghiamo San Clemente affinché ci siano tanti panettieri che portino il cibo dell'essenzialità, il cibo dell'amore a tutti quanti, e questo simbolo prezioso del pane possa essere presente su tutte le tavole e nelle mani anche dei più piccoli, e pensiamo alle situazioni di abbandono e di sofferenza più grande. San Clemente prega per noi.